Quali sono i settori dove noi siamo italiani più attrattivi nel mondo? Sono la musica classica della grande tradizione e l'arte figurativa. Gli studenti di tutto il mondo, dalla Cina agli Stati Uniti, vogliono venire in Italia per studiare arte figurativa e per studiare musica, perché l'Italia è riconosciuta da tutti in tutto il mondo come la patria dell'arte e della musica. Se ci pensate, sono i settori dove gli italiani investono di meno. Per esempio, investono di meno sullo studio, sui conservatori, sulle accademie di belle arti, e le politiche italiane investono di meno sui teatri, sulla cultura, sulle orchestre. Sono proprio i settori che sono più riconosciuti da tutto il mondo e che potremmo utilizzare per una rinascita, per degli investimenti pesanti di incoming di finanziamenti per esportare il nostro know-how, che vengono assolutamente trascurati da ogni governo da 30-40 anni a questa parte. È proprio una tara culturale che abbiamo. Noi italiani siamo conosciuti in tutto il mondo ancora oggi per il bel canto e per il rinascimento nelle arti, proprio i due settori che ignoriamo completamente nei nostri investimenti pubblici. Pensiamoci.